Ho trovato i porci dopo aver scavato un po' in miniera. Il problema è che non tengo le carote, non me le sono portate come un vero idiota, per cui spero di poter costruire un recinto dove spingere a forza questi maiali per poterli bloccare ed evitare che se ne vadano in giro oppure che spariscano. Ora che ho trovato almeno i porci, voglio evitare di farli sparire. Quindi la soluzione più logica è spingergli il mio cazzo in bocca e spingerli dentro al recinto. Meno male che con gli animali ci sono le collisioni e quindi si possono spingere e uno è bloccato. Dove è andata l'altra testa di cazzo? Eccolo qui. Aspetta, ma quelle sono mucche. Non ho sbagliato, sono mucche. Va bene, spingiamo quest'altro maiale dentro. Dai, e sali, idiota. Vuoi salire? E sali. Ah, ce ne sono altro, meno male. Bello, mi dispiace, ma devi andare da quella parte. Cammina, non me ne frega un cazzo dove andare tu, entra, devi entrare dentro a sto recinto, forza, muoviti, muoviti, se non ti muovi ti inculo, muoviti, entra, vai, ok, e adesso devo chiuderlo, che era? Mi sembrava una cosa volare, boh, ok, adesso devo sistemare meglio questo recinto in modo che non possano scappare i due porci. Ok. Bello l'effetto. La testa bloccata nel recinto. Qua mettiamo una torcia. E voilà. Adesso posso tranquillamente andarmene. E ho sfasciato anche l'accetta. Vabbè. Quelle sono mucche e quelle me le devo a tutti i costi conservare. Cazzo c'è qua sotto? Ah, bene, un'altra cavità. Quest'isola ho paura che sia piena di stronzi a notte. Mucca, non ti muovere. Bella, non ti devi muovere. Rimanete ferme qua, forza ragazzi, non fatemi. No, 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 andate via! Quella è bloccata. Dove è andata quell'altra? Ah, pure il coniglio. Bene. Ok, mo devo. No, 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 no. Dove cazzo vai? No, dovete entrare dentro. Oh! Vabbè. Dove cazzo vanno quelle cazzo mucche? Ok, vediamo un poco di farmi una zappa. Ok, adesso devo seminare un po' e affrettare la crescita. Meno male che mi sono portato la bobina d'ossa. Ancora quel rumore, ma che cazzo? Ah, venite belle, forza, entrate. Ecco, questo è il rumore che fanno quei templi, vorrei sapere che cazzo sono. Se qualcuno me lo dice mi farebbe un grande favore. Ecco fatto. E ho bloccato le mucche. Almeno per il momento. Ma che casino che fanno? Eh no, i creeper. Ok, vuoi? Dai, esplodi. Esplodi.
Ok, hai preferito farti ammazzare, ok. Ok, questo è un punto abbastanza positivo. Non dovrebbero esserci troppi rompicoglioni. E c'ho anche un laghetto vicino. Però sta tramontando il sole, per cui ora faccio una cosa, piazzo un attimo il letto sulla spiaggia, mi faccio una dormita, così domani, con calma, mi inizio a costruire le fondamenta della casa, perché penso proprio che questo posto ci dovrò rimanere un bel po'. Quelle mucche devono diventare un esercito. Finalmente ho trovato le mucche e le voglio utilizzare. Per avere la pelle. Ah, ancora non è calato il sole. Ok, sono riuscito a dormire tranquillo e senza rotture di cazzo. Meglio per me. Allora, oggi ci dobbiamo dedicare a due cose, fondamentalmente. Primo, costruirci una casa, un buco, un qualcosa dove passare le notti. Secondo, devo iniziare a seminare il più possibile, a costruirmi dei bei orticelli, produrre un sacco di grano e darlo a mangiare a quella coppia di vacche, ad Adamo ed Eva, e fare in modo che, a furia di trombare, facciano un esercito di figli, che a loro volta si accoppieranno e faranno un esercito di nipoti, che a loro volta si accoppieranno e faranno un esercito di pronipoti. E quando si saranno accoppiati in modo talmente ampio, io incomincerò ad avere un sacco di pelle e un sacco di bistecche. E sto facendo due cazzate appresso all'altra. Ho paura che i blocchi che mi sono portato di cantoni di pietra, non siano sufficienti per farsi una casa completa. Per cui dovrò sopperire con l'andesite, perché mi sembra di averne abbastanza. Ok, con l'andesite. E adesso mi faccio il tetto, cioè il bordo del tetto, non il tetto. Il tetto ha intenzione di farmelo trasparente, così finalmente utilizzo anche il vetro colorato che mi sono portato dietro e i pannelli, perché occupano troppo spazio nell'inventario. Dove li ho messi? Stanno i pannelli. Faccio un giro e ve lo dico dopo.